Oggi preparo con voi una ricetta facilissima, la faccio perché mi piace stare in vostra compagnia. Spaghetti, aglio e olio col tarallo sbriciolato. Iniziamo subito. E allora, per prima cosa bisogna mettere a cuocere la pasta, quindi saliamo leggermente l'acqua e mettiamo a cuocere questi spaghetti quadrati che hanno bisogno di 13 minuti di cottura. Mentre la pasta cuoce, con la mandolina tritiamo l'aglio. Per renderlo più digeribile, io l'ho privato dell'anima, però se comunque non vi piace mangiarlo o volete evitare, allora fate un'altra cosa: anziché tritarlo, mettete direttamente nell'olio degli spicchietti abbastanza grossi, li fate dorare bene e poi li togliete. Anche se per qualcuno togliere l'aglio è un sacrilegio. Non so se voi siete d'accordo, voi come li fate? Ora in padella mettiamo l'olio extravergine di oliva e a fiamma bassa facciamo dorare l'aglio. Nel frattempo ne approfittiamo per tritarci anche il prezzemolo. Ok, direi che va benissimo così. L'aglio si è dorato, quindi aggiungo un pizzichino di sale, spengo la fiamma, metto un po' di peperoncino. E prima di scolare la pasta, molto molto al dente, un goccio d'acqua di cottura. Riaccendiamo la fiamma, pasta molto molto al dente, io la tolgo anche un minuto prima della fine della cottura. Ho messo un po' d'acqua di cottura da parte nel caso dovesse servire. Ora mescolo bene bene, vi sto facendo un po' come nonna scivolarielli, se vi ricordate il video. Ormai c'è la moda di quelli cremosi, ma io non è che li preferisca tantissimo. Ecco qui, a fine cottura, spengo la fiamma, un bel po' di prezzemolo, mescolo bene bene e a questo punto io metto un po' di taralli anche qui e poi direttamente nei piatti. Ovviamente scegliete quello che vi piace come gusto dei taralli. Io ho preferito prendere, visto che li ho trovati, strutto, lasugna praticamente, e pepe. E vabbè, volevo fare l'impiattamento, ma andò bene così. Tarallo sbriciolato, che profumo. Ora non mi resta che assaggiare con voi. Mamma mia, sono favolosi. Li dovete assolutamente fare. Se li fate, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!